Grazie Presidente. L'ordine del giorno che il Movimento 5 Stelle ha presentato riguarda la disciplina, alcuni indirizzi che noi abbiamo ritenuto opportuno fornire alla Giunta per quanto riguarda il punto numero 8, insomma, del deliberato. In particolare vengono disciplinate con questo ordine del giorno un po' quelle che saranno le linee guida che il Movimento 5 Stelle nelle prossime settimane presenterà in aula in relazione ai processi partecipativi. Ora, noi sappiamo che a Roma i processi partecipativi sono stati disciplinati attraverso diversi regolamenti. Uno di questi è, per dire, il regolamento 57 del 2006, che riguarda in particolar modo l'urbanistica, ma nel nuovo statuto che è stato approvato con la delibera numero 5 del 30 gennaio 2018 sono stati introdotti nuovi strumenti di partecipazione, quali ad esempio il bilancio partecipativo e altre forme di consultazione che sono appunto altri processi partecipativi. Sulla base anche di un esame che abbiamo fatto delle altre città e degli standard internazionali per quanto riguarda i processi partecipativi, abbiamo fornito alla Giunta alcuni indirizzi che può quindi valutare, insomma, nella predisposizione del provvedimento attuativo legato al processo partecipativo, che riguarda le somme fino a un limite di 16 milioni di euro che questa amministrazione con la sottoscrizione appunto potrà venire in possesso e quindi potrà introitare nel bilancio capitolino. Quali sono questi principi sul processo partecipativo che noi intendiamo portare avanti su tutti i processi partecipativi di Roma Capitale? Il primo: chi partecipa? Chi saranno i soggetti titolati a partecipare a questo processo partecipativo? Prima di tutto, saranno direttamente tutti coloro che sono residenti nell'ottavo municipio, proprio perché gli interventi delle opere, gli interventi urbanistici o comunque delle opere che si potranno realizzare, dovrà essere tutta, diciamo, la cittadinanza a poter votare online quelli che saranno gli interventi da realizzare. Ma il processo avrà un avvio, questo avvio sarà attraverso una selezione casuale dei partecipanti. In questo modo la cittadinanza, questa è la democrazia diretta pura, Presidente, così come la democrazia diretta ateniese, noi daremo la possibilità a 50, 100 persone, non abbiamo scritto il numero proprio per dare la possibilità alla Giunta di valutare qual è il numero più idoneo, ma questa è la democrazia diretta pura, dove a estrazione dei residenti di quel territorio potranno partecipare, raccogliere tutte le istanze che arriveranno attraverso la rete e che saranno dei progetti dell'amministrazione e a quel punto sottoporle alla votazione online di tutti coloro che sono residenti nell'ottavo municipio. Barcellona, Madrid, Parigi, le grandi capitali europee già si comportano così, Presidente, e non vedo perché il Movimento 5 Stelle non debba fare lo stesso a Roma. Per quanto riguarda, Presidente, anche le attività che devono essere fatte sul territorio, abbiamo anche dato indirizzo perché ci sono delle realtà che noi ovviamente riconosciamo e di tutti gli stakeholder pubblici o privati che sono all'interno di quel territorio hanno interesse a poter partecipare, ma non decidere, Presidente, perché come abbiamo detto la decisione spetta a tutti i residenti dell'ottavo municipio, Presidente, e sarà dato, diciamo, deve essere data opportuna audizione a queste realtà per poter portare anche loro dei contributi costruttivi e produttivi all'interno di questo processo. E in ultimo, in relazione a quelle che dovranno essere le linee guida al quale, diciamo, questo processo partecipativo dovrà ispirarsi, abbiamo previsto che ci siano delle linee guida da parte dell'amministrazione e della Giunta, proprio per riuscire a canalizzare all'interno di queste macro aree, di questi macro temi, le opere, gli interventi fino a una somma che abbiamo detto di 16 milioni di euro. Ovviamente dobbiamo dare l'opportunità a tutta la cittadinanza di partecipare. Su questo va detto che l'assessorato Roma Semplice, dall'inizio della consigliatura, ha attivato i cosiddetti punti Roma Facile all'interno anche di biblioteche o comunque centri anziani per garantire la possibilità a chi non ha accesso al web di potersi iscrivere e utilizzare gli strumenti informatici. In Estonia, di fatto, tutti i servizi della pubblica amministrazione sono digitalizzati.
Questa è una realtà che fa parte di altri paesi europei e non vedo perché a Roma non debba aspirare a tanto e non debba aspirare a quelle che sono le migliori esperienze esistenti sul tema della democrazia diretta e partecipativa. E ovviamente l'amministrazione dovrà garantire il necessario supporto informativo e informatico anche per la valutazione tecnica ovviamente di ammissibilità delle proposte che arriveranno e per garantire, così come avviene nelle altre città, la possibilità di votare all'esito di questo processo online tutti gli interventi che potranno cadere su quel territorio. Questo è l'ordine del giorno del Movimento 5 Stelle. Grazie Presidente.